Pensate, sono passati quasi 5 anni dal primo progetto per il nuovo stadio di Milano, il primo progetto congiunto tra il Milan e l'Inter per la realizzazione di un nuovo impianto all'avanguardia a Milano. 5 anni di rinvii, 5 anni di lungaggini burocratiche e si sta capendo come in Italia fare azienda, in Italia investire. Davvero è complicatissimo, soprattutto viene continuamente disincentivato l'investimento straniero che porta vantaggi reali, concreti, posti di lavoro, welfare alla popolazione, ma che si preferisce spesso per tanti interessi gli investimenti pubblici. E l'investimento privato, in questo caso di Redbird, di Gerry Cardinale, continua a trovare bastoni fra le ruote, continua a trovare persone che stanno impedendo al Milan senza aver visto il progetto, e questa è la gravità della situazione, questa la mancanza di visione, la mancanza anche di cultura di tanti consiglieri che, a prescindere dal progetto rossonero, dicono no con grandi pregiudizi. E il Milan continua comunque a lavorare con grande fermezza, con grande determinazione per questo nuovo progetto, che sia la Maura che sia altrove. E proprio 2 giorni fa, proprio venerdì, c'è stato l'ultimo incontro a Palazzo Marino tra il club rossonero, questa volta rappresentato da Paolo Scaroni, il sindaco Sala, e il Milan ha ancora ribadito la volontà di costruire lo stadio all'ippodromo, nella zona ippodromo La Maura. E Scaroni nell'ultimo incontro, nell'ultimo meeting, ha illustrato quali saranno i prossimi passaggi rossoneri legati al progetto. Ha manifestato quali sono le problematiche emerse. E le problematiche emerse sono, diciamo, due principalmente. La prima è una richiesta, una volontà espressa dal sindaco Sala, è una percentuale di verde nel master plan. E la seconda, anche è un pochino più, diciamo, meno impegnativa, meno onerosa, è che è la velocità con cui il Milan deve presentare il progetto. E l'obiettivo qual è? L'obiettivo è riaggiornarsi la prossima settimana, rivedersi il prossima settimana per un nuovo meeting e per capire la situazione, per aggiornarsi reciprocamente sulla situazione. Come dicevo prima, c'è grande pregiudizio, c'è grande ignoranza, passatemi questo termine, sul progetto Nuovo Stadio, sulla gestione degli investimenti privati in Italia. Pensate, 29 consiglieri su 31 hanno già preso posizione senza neanche aver visto il progetto e hanno detto no allo stadio del Milan, no allo stadio del Milan nella zona Ippodromo, nella zona La Maura. E ovviamente dicono che ovviamente Cardinale, Scaroni, tutto il management rossonero proverà, insisterà, cercherà di trovare la migliore soluzione per accontentare Milano, per accontentare il Milan. E si dice, e Sindaco Sala ha ammesso a alcuni giornalisti di essere insofferente, stanco. Per una prima volta Sala aveva chiesto di non avere pregiudizi ai consiglieri anche del suo stesso partito, ma ovviamente non è stata rispettata questa sua volontà, perché poi si è passata una presa di decisione forte, 29 su 31 si sono detti contrari. Non, e poi ovviamente a tutto questo si sono inseriti i Verdi, che non sarebbero inclini neanche alla demolizione dell'attuale San Siro. E mi dicono che i consiglieri comunali sarebbero in qualche modo ripropensi a ristrutturare l'attuale San Siro, o quantomeno a costruire sempre nella zona San Siro il nuovo stadio. Quindi hanno fatto perdere 5 anni di progetti, di costi, di incontri, di tempo e di risorse economiche per poi tornare, dopo che il Milan è andato sulla zona La Maura, tornare indietro. E ovviamente il Milan non sta prendendo bene questa situazione e andrà avanti probabilmente per la sua strada, che sia La Maura o che sia Sesto San Giovanni, di cui avevo parlato qualche giorno fa. Vi consiglio di andarlo a rivedere, anche lì a Sesto, nell'area Foch, bisogna accelerare, questa volta non tanto per problemi politici, ma proprio per una questione di investimenti privati già presenti nell'area. Quindi ci
ci sarà la prossima settimana, dal 3 al 7 di aprile, ogni giorno è buono per novità, per approfondimenti sul nuovo stadio di Milano. È impressionante come in Italia non si riesca a costruire uno stadio a un chilometro e mezzo, mentre in Inghilterra ci sono tanti casi di stadi che sono a meno di un chilometro di distanza l'uno dall'altro, e ovviamente è un, possiamo dire, un qualcosa di unico in Italia, un qualcosa di davvero anormale, e invece molto affascinante in Inghilterra di come, come ci sia grande rivalità nelle vicinanze. Fatemi sapere, amici di Rubrica Rossonera, cosa ne pensate. Come sempre, cliccate like, iscrivetevi al canale YouTube di Rubrica Rossonera. Oggi giornatissima, ricca di contenuti, ricca di video per avvicinarci a tutti insieme al big match di stasera al Maradona tra Napoli e Milan.